Marchino in Giappone, siamo all'undicesima puntata di Viaggiare in Giappone. Io sono Marchino in Giappone. E io sono Dario, ciao. Oggi parleremo di un argomento importante. Perché parliamo dell'ingresso in Giappone al controllo passaporti. Cosa succede e cosa serve? Esatto, anche noi che abitiamo qua, siamo residenti in Giappone, tutte le volte che veniamo in Giappone dobbiamo fare bene o male le stesse procedure che un turista viene qua. Normalmente, quando siete in volo, il personale di volo vi consegna un documento da compilare. Si tratta di una carta di sbarco che contiene informazioni quali il vostro nome e la vostra destinazione. Come avete visto prima nella foto, dovete mettere il nome e cognome, la data di nascita, la vostra nazionalità e la città da dove venite. Poi ci sono il motivo perché venite qua in Giappone. C'è il turismo, business e oppure visita di un familiare. Ovviamente per il turismo dovete mettere il trattino nella parte turismo. Un'altra parte da compilare riguarda i voli. Qual è il vostro volo d'arrivo e quanti giorni sarete in Giappone? E poi ci sono delle domande relative al vostro passato. Se avete commesso dei crimini o se avete compiuto qualcosa di illegale o se siete stati deportati fuori dal Giappone. Normalmente quindi si mette semplicemente no. Che cos'è questo documento? Questo documento è quello che si consegna al controllo passaporti. Esatto. Se non vi viene consegnato in aereo dal personale, chiedetelo. Se non è disponibile sull'aereo, comunque lo potete avere allo sportello del controllo passaporti. Esatto. E compilarlo sul momento. Anche se perdete tempo in quel momento, perché se lo compilate durante il volo è molto meglio, non dovete farlo una volta arrivati che siete già stanchi. Quindi vi consigliamo di portare con voi una penna durante il volo, perché sarà molto comoda per compilare questo documento e anche un altro che vi daranno. Quindi ricapitoliamo, durante il volo assicuratevi di ricevere questo foglio, se non l'avete ricevuto andate a cercare una volta sbarcati, che comunque voi questo foglio dovete compilarlo, perché è obbligatorio farlo. Il controllo passaporti è solo uno dei due passaggi che dovete affrontare quando sbarcate in Giappone. Il secondo passaggio è quello del controllo doganale. Infatti in aereo il personale vi dà un secondo foglio. Marco, di che si tratta? Sì, è un foglio giallo dove dovete dichiarare se avete in eccesso di alcolici o tabacco o cose che comunque di solito non si hanno, oppure in eccesso di contanti oppure profumi. Comunque c'è scritto nella lista del foglio, normalmente non c'è da mettere tutti no. Comunque dovete sempre compilare, anche se di questo materiale, dovete comunque mettere la linea no, che voi non lo possedete. Comunque dovete dichiararlo alla dogana. Prima di arrivare alla dogana però c'è il controllo passaporti. Ci sono tre file, una per i non giapponesi, per i turisti, una per i giapponesi e una in mezzo agli stranieri residenti in Giappone. Voi che venite per turismo andate nella parte non giapponesi. Sarà indicato comunque chiaramente, quindi non potete sbagliare. Certo. Una volta al controllo del passaporto, poi vi chiederanno una cosa molto importante, ovvero la foto e le impronte digitali. Sarà infatti una macchinetta per il controllo delle impronte digitali che vi scatterà una foto. Una volta finito questo procedimento potete andare a ritirare i bagagli, che saranno come al solito nel carrello, quello che gira. E poi finalmente, dopo aver ritirato i bagagli, dovrete affrontare quest'ultimo passaggio della dogana. Con il foglio giallo che avevo detto prima. Consegnate il foglio giallo e vi chiederanno eventualmente di aprire i bagagli e li controlleranno. Vi faranno eventualmente domande su da dove venite e se portate qualcosa di specifico. Sì. I controlli sono a random, quindi non pensate che vengono tutti controllati. Oppure magari la prendete male, perché mi ha controllato solo me? Sono a random, ragazzi, controllano sia giapponesi che stranieri, è indifferente. In genere non c'è nessun problema se portate qualcosa tipo una bottiglia di vino, mentre ci sono delle difficoltà se portate dei formaggi freschi o dei salumi freschi. A prima vista non ci sono i cani in aeroporto, però sono operativi e quindi eventualmente possono essere in grado di trovare delle merci che sono vietate in Giappone. Noi pensiamo agli stupefacenti, ma in realtà la dogana molto spesso ferma degli insaccati per via dei batteri contenuti. Esatto. Vi posso raccontare un aneddoto che è successo 10 anni fa. Mio papà, quando è venuto in Giappone per la prima volta, mi voleva portare dei salami. Quando hanno aperto le valigie e hanno trovato i salami, gliel'hanno sequestrati. Io mi ricordo perché è stato uno degli ultimi ad uscire. Io mi stavo preoccupando e ad un certo punto è uscito lui con due persone che erano a braccetto e non capivano perché non c'era praticamente comunicazione, siccome mio papà non parlava neanche inglese. E immaginate la faccia di mio papà che mi diceva: il salame, Marco, mi hanno preso il salame. E ho detto: ma vai là, papà, lascialo stare, no? Momento non abbiamo più portato salami, solo formaggio non dovrebbe esserci problemi. Sì, il formaggio, se in purché non sia formaggio fresco, praticamente i prodotti che non sono sigillati, che non sono prodotti industrialmente, sono spesso sequestrati. Esatto, quindi biscotti, pasta,
va benissimo, che sia in quantità normali, ecco. Altre cose vietate sono le piante e gli animali, in particolare non portate semi di piante, sono vietate. Chi volesse portare un animale come un cagnolino o un gatto è complicato in Giappone, perché gli animali dovrebbero, quando arrivano, una volta arrivati all'aeroporto, dovrebbero stare 40 giorni in quarantena. E ovviamente voi come alloggio turistico non state più di una settimana o due settimane o al massimo 3 settimane, quindi non avrebbe senso portare il vostro cane o il vostro gatto. E poi ovviamente ci sono tutti i fogli burocratici, tutto. Quindi diciamo che il Giappone in questo momento è ancora un po' chiuso su questa cosa, e vi consiglio di non portare il vostro animale domestico in Giappone, perché sarebbe veramente solo un casino. Non solo ci sono dei prodotti vietati in Giappone, ci sono anche delle attività che non sono consentite. Per cui, per esempio, non potete venire in Giappone a lavorare se arrivate come turisti. Per cui al controllo passaporti evitate di dire che siete venuti a vedere il Giappone ed eventualmente a cercare lavoro. Questo è sconsigliabile. Sì, anche se nella vostra testa magari vengo in Giappone, magari cerco qualche lavoro, comunque non ditelo alla dogana. Ma che sia chiaro, ragazzi, chi viene da turista non può fare neanche un'ora di lavoro. Cioè, il lavoro è illegale. Non potete lavorare. No. Quindi sarebbe sciocco dichiarare l'ingresso al Giappone che avete questa intenzione. Anche per oggi il video è finito, spero che il video vi sia piaciuto come sempre, lasciate un bel mi piace e mettete tutti i commenti che volete, anche magari se avete qualche consiglio per il prossimo video. Un saluto da Marchino in Giappone. Un saluto da Dario. E al prossimo video, ragazzi. Ciao. Ciao.